Terra Amara, anticipazioni. Il pericoloso gesto di Mugeigan. Lunedì, 28 agosto 2023. Mugeigan viene a sapere da Cetin che Ilmaz è furioso e sta per sparare contro Fikret. Quindi si precipita immediatamente sul luogo che le è stato indicato e fa una rivelazione clamorosa. Infatti dice ad Ilmaz di non sparare a Fikret, perché la sua gravidanza in realtà è falsa, quindi il nipote di Fekeli non c'entra niente. Mugeigan ammette di aver preso le urine di una paziente per falsificare il test di gravidanza e di aver deciso di fare questo dopo aver sentito che Ilmaz era disposto persino ad abbandonare Kerem Ali pur di fuggire con Zulia. Dopo aver scoperto questa verità, Ilmaz va su tutte le furie e costringe Mugeigan ad andare prima da Zulia per confessarle che in realtà non è mai stata incinta. In seguito, Ilmaz invita Mugeigan ad abbandonare Kukurova per tornare ad Istanbul e, in questo caso, dovrà portare con sé la zia Beakais, ma non potrà andare insieme a Kerem Ali. Per la dottoressa queste frasi sono molto dolorose e lei non può pensare di lasciare il suo bambino. Martedì, 29 agosto 2023. Ali Ramet ripudia Mugeigan come figlioccia per aver mentito a tutti loro e, allo stesso tempo, non concorda con Ilmaz per quanto riguarda la soluzione che ha proposto, in quanto non è giusto che Mugeigan non possa più stare con suo figlio. Fekeli quindi decide di fare una mossa ed invita Mugeigan e Beakais a rimanere in un'altra piccola casa di sua proprietà. Dovranno rimanere in questa abitazione finché le acque non si saranno calmate e, in questo periodo di tempo, dovranno fare attenzione a non commettere nessun errore e a non perdere definitivamente la sua fiducia. Fekeli spera che in questo modo Ilmaz possa ripensarci e Mugeigan possa stare almeno con suo figlio, ma Fekeli la avverte del fatto che molto probabilmente dovrà concedere il divorzio al marito. Demir, intanto, è scioccato dal fatto che Ilmaz abbia sentito l'esigenza di andare da Zulia a dire che sua moglie in realtà non era incinta. Una sera Demir non trova più Zulia e va a sfondare la porta della casa che aveva dato a Sermin, nella certezza di trovare lì Zulia insieme a Ilmaz. In realtà, non è così, ma ci sono Gulten e Cetin. Mercoledì, 30 agosto 2023. Demir torna a casa e rimprovera Zulia per la sua sparizione. La donna segue i consigli di Sevda, si fa coraggio e dice al marito che effettivamente era in compagnia di Ilmaz, che non ha mai smesso né di frequentare né di amare. Demir batte in ritirata e replica che semplicemente l'ha fatto preoccupare perché è sparita all'improvviso e capisce di aver perso per sempre sua moglie. Intanto Fekeli chiede ad un pittore di realizzare un ritratto di Ankar da appendere nella stanza in cui sarebbero dovuti stare una volta sposati. Ilmaz e Fikret sono colpiti dall'amore che Fekeli ha mostrato per la stessa persona per 40 anni. Mugeigan intanto sta soffrendo per la lontananza dal suo Kerem Ali e va a supplicare Zulia, dicendole di intercedere con Ilmaz e darle la possibilità di stare un po' con il suo bambino. Ricordando quanto ha sofferto nei periodi in cui è stata allontanata da Adnan e Leila, Zulia chiede ed ottiene di poter far stare Mugeigan un po' insieme a suo figlio. Purtroppo però le cose non vanno come previsto e la dottoressa non restituisce suo figlio nell'orario che avevano concordato, ma al contrario cerca di scappare via con lui. Giovedì, 31 agosto 2023. Mugeigan, vedendo che Zulia la sta rincorrendo, si getta nel fiume e cerca di attraversarlo per scappare con il bambino. Le sfugge però la cesta con il piccolo Kerem Ali, che più volte rischia di essere travolto dalle onde e di annegare. Zulia si getta in acqua e salva sia il bambino sia Mugeigan, ma è sconvolta dal gesto dell'Ekimoglu che ha messo così a rischio la vita di suo figlio. Ilmaz va su tutte le furie e accusa Mugeigan di aver manipolato Zulia per rapire il bambino. A quel punto Akaya inizia a preoccuparsi del fatto che la dottoressa possa essere troppo pericolosa e la invita a tornare a vivere con lui, in maniera tale da tenerla sotto controllo e nella speranza di poter avere il divorzio da lei. Ali Ramet riaccoglie anche Beakais, ma dice che gliela farà pagare se dovesse intromettersi nelle questioni di famiglia, in quanto ha capito che il suo unico interesse sono i soldi. Fekeli propone alla zia anche di tornare ad Istanbul e di ricevere un generoso mantenimento mensile da parte sua, così da evitare tutti i suoi loschi piani per ottenere il denaro in modo diverso. Venerdì, 1 settembre 2023.
Sunny è sempre più convinta che Gaffor nasconda qualcosa, ma quest'ultimo non vuole dirle niente e, allo stesso tempo, pensa ad un modo per sfuggire alle sue responsabilità in merito all'omicidio di Atip. Razit acquista un anello di fidanzamento per Fadik, ma è Aziz ad entrarne in possesso e a convincersi che sia un regalo da parte di suo marito, anche se ha perso la vita anni prima. Razit prova a riavere l'anello, ma la nonnina lo accusa di furto e Razit viene licenziato. Fikret scopre che Ilmaz aveva passato tutti i suoi averi ad Ankar e non capisce il motivo, non sapendo che in quel periodo Akkaya era sicuro che di lì a poco sarebbe fuggito con Zulia. Demir, che aveva fatto seguire la moglie, scopre che Zulia ha parlato ad Ilmaz del fatto che entrambi i loro coniugi stanno soffrendo per il loro amore e l'ha invitato anche a non fare del male a Mujaygan. Demir capisce di aver perso Zulia per sempre e si confronta con Sedda. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che conseguenze avrà questo gesto di Mujaygan e finalmente la donna concederà il divorzio? A voi i commenti!